Buongiorno da Edo, allora ci siamo quasi, il 6 settembre dovrebbe partire l'evento The Merge che riguarda la criptovaluta Ethereum. Sapete che Ethereum è la seconda cripto più grossa per capitalizzazione, diciamo, dopo Bitcoin, e con questo evento Ethereum passerà dall'algoritmo Proof of Work al Proof of Stake, algoritmo naturalmente per validare le transazioni. Attualmente infatti Ethereum è basata su Proof of Work, come Bitcoin, che prevede di risolvere dei calcoli matematici proprio sfruttando la potenza dell'hardware, che naturalmente si tratta di processori dedicati oppure di GPU che sono particolarmente efficienti in questo compito. E infatti, come abbiamo visto negli ultimi anni, c'è stata una specie di razzia delle GPU disponibili sul mercato, quindi delle schede video, perché naturalmente la sfida è riuscire a risolvere questi calcoli matematici prima degli altri, per poi riuscire proprio a vincere il premio in palio per chi riesce ad arrivare per primo. E questo naturalmente è il processo conosciuto come mining, che però consuma una marea di energia, e quindi Ethereum ha studiato un sistema alternativo. Studiato, in realtà è un sistema che già esiste da tempo, esiste anche su altre criptovalute, Ethereum stessa l'aveva discusso da tempo, ma adesso a quanto pare ci sono tutti i presupposti per cambiare. E appunto questo algoritmo alternativo si chiama Proof of Stake e prevede a un validatore di bloccare, con questo processo che si chiama stake, di bloccare per un tot di tempo 32 Ether in un nodo, e quindi entrare a far parte di un pool di utenti, tra cui poi verrà scelto casualmente quello che sarà il validatore che creerà il nuovo nodo della transazione, e quindi vincerà il premio in Ether, appunto, destinato al validatore. Quindi non servirà più un hardware dedicato, ma bisognerà avere questi Ether disponibili. Però questi Ether potranno anche essere messi insieme da un gruppo di utenti, quindi basterà avere un proprio nodo per entrare a far parte di questo pool, che potrebbe poi diventare il vincitore del premio destinato alla validatore della transazione. Il passaggio a questo nuovo algoritmo non ridurrà le gas fee, che sono le tasse in pratica che si devono pagare per ogni transazione, e non aumenterà neanche la velocità delle validazioni stesse. Questo lo dice la FAQ del sito ufficiale. Questo evento si chiama The Merge perché appunto è un merge di due layer di Ethereum, perché dal 2020 il layer che si chiama Beacon Chain, che ha appunto il Proof of Stake all'interno, era stato staccato dal layer principale di Ethereum che si chiama Mainnet, cioè quello attivo oggi, e appunto dal 6 settembre si inizierà il merge di questi due layer, quindi Mainnet, quello attuale, e Beacon Chain, quello in Proof of Stake. E quando questo processo sarà completato, tutta la layer principale di Ethereum passerà appunto a Proof of Stake, e quindi tutti i nodi, tutti gli smart contract attivi su Ethereum passeranno al nuovo algoritmo, anche se naturalmente non si sa ancora, rimane il dubbio su quanto tempo impiegherà questo aggiornamento, e poi anche se tutti i proprietari dei nodi di Ethereum lo accetteranno, cioè faranno questo aggiornamento. Naturalmente, però, se rimani con la vecchia blockchain non potrai interagire con la nuova. Ci sono naturalmente vari pareri sulla questione, io sinceramente non ne so così tanto da averne uno forte. Mi pare però sensato quantomeno prendere in considerazione un sistema che sia pensato per ridurre il consumo energetico, specialmente in questo momento storico. In chiusura parliamo anche di nuovo hardware, perché AMD ha presentato gli nuovi processori Ryzen 7000 basati su CPU Zen 4, architettura Zen 4, e quindi sono quattro nuovi processori, saranno in vendita dal 27 settembre, e naturalmente sul sito ufficiale c'è tutto l'elenco delle caratteristiche. Si parla di un incremento di prestazioni fino al 29% in single core, fino al 44% in multicore rispetto alla precedente generazione. C'è anche un confronto con le ultime generazioni di CPU Intel, in cui apparentemente quindi AMD risulta vincitrice. E poi naturalmente c'è la nuova piattaforma AM5, che supporta DDR5, quindi le nuove RAM DDR5 e il PCI Express 5, tutto 5. 5 sono anche i nanometri del nuovo processo produttivo di TMC. E naturalmente i processori della serie Ryzen 7000 dispongono di una GPU integrata, che non è potente come una GPU dedicata, però comunque è in grado di eseguire applicazioni, si parla di gaming leggero.
E quindi in un qualche modo chi ha bisogno di un sistema integrato può andare a trovare in queste nuove CPU magari un modo per creare un PC a costi abbastanza contenuti, ma in grado di far girare delle applicazioni multimediali come dei videogiochi abbastanza agevolmente. Direi che questo è tutto, grazie per avermi seguito fin qui, a domani, ciao!